rispetto a una settimana in più, per quello standard che adesso hai detto io, quelli che ho li alleno, eccetera, ha qualche certezza in più, però per esempio Farias che insomma era. Sì, comunque al di là che ripeto, fosse io a Farias non ci ho mai pensato che andasse via, dico la verità, perché è nostro, quindi voglio dire, questa stagione è con noi, va via se voglia, se l'allenatore non piace, allora se c'è una richiesta un conto, ma altrimenti non vedo il motivo per cui debba andarsene, e lui stesso mi sembra abbastanza convinto, anzi sicuramente convinto, dal modo in cui si è allenato oggi è convinto di essere un punto importante. Senti, Cholek è squalificato col Livorno, no? Ho visto che però lo stai provando centrale, no? Dopo gli inizi, no? Qui così ha giocato esterno, no? Anche penso forse anche un po' per necessità, perché tutti quelli che erano gli equilibri. No, erano partite particolari, tutto in una settimana, con delle problematiche in mezzo al campo, qualche, per cui ritengo che Cholek possa dare il meglio di sé centralmente. Questo è così come Felcher, così come anche altri, presumo, per cui per il momento è squalificato, quindi non ci penso, però credo che il suo ruolo sia centrale. Quanto riguarda Piccioni, come... Piccioni ancora non l'ho visto neanche allenarsi, Piccioni non l'ho visto proprio, nel senso che sono arrivato e si è fatto male subito dalla prima settimana. Se dovesse per caso andare via, insomma, sì, Parlare di questa possibilità, secondo te servirebbe un altro centrale? Cioè, più o meno, insomma, fatto capire io credo che ci stiamo muovendo in quella direzione, perché insomma, difensori meglio uno in più, come gli attaccanti, meglio uno in più che arrivare poi corti, quindi credo che possa essere fattibile questa cosa. No, nel senso che stiamo attenti, perché voglio dire, se poi uno se ne va e si rimane senza, o due se ne vanno e uno si rimane senza, non va bene. Meglio prima acquisire delle certezze e poi dopo vedere, insomma, perché questi sono mercati in cui da un momento all'altro ormai si è instaurato questo tipo di situazione, che procuratori giustamente fanno il loro lavoro, propongono situazioni di qua, di là. Non gioca, uno vuole andare via, all'ultimo momento si accorge che ha meno spazio e dice voglio andare via, però ti trovi poi spiazzato, no? Quindi bisogna sempre stare svegli e cercare di essere pronti a qualsiasi evenienza. Gli hanno invece ancora influenzato? Gli hanno influenzato, quindi peccato, ha perso questi 3 giorni, oh, pazienza. Senti, per il momento mi par di capire, vedendo un po' le varie prove, che non lo vedi ancora, diciamo, come possibile con Iori, come centrodestra. Guarda, Iori è arrivato e siamo stati insieme qualche giorno, ma non di più, e quindi non lo posso giudicare. Di sicuro è un giocatore che dà il meglio di sé con la palla fra i piedi, e allora staremo a vedere. Insomma, il campionato è fatto, mancano 20 partite. 20 partite, si guarda, si vede, vorrei sfruttarli tutti i giocatori in modo da che ognuno possa dare il proprio contributo. Se sarà per 20 partite, sarà per 20, 18, 16, 15, 10. L'importante è che raggiungiamo così quello che ci siamo prefissati, a vedere. Secondo te quanto riguarda avvantaggiato, quanto ci potrà volere? Per prenderlo un mesetto, per vederlo? Un pochino, sì. No, comunque lo sta lavorando forte, quindi sia lui che la Babacar, anche a tutti quanti. Quindi credo possa accelerare anche i tempi. Tra l'altro giocando con 4-3-3 l'arrivo di Iori dà anche un po' più di copertura in difesa, che cura molto quell'aspetto là, no? Cioè, beh, importante insomma, anche da quel punto di vista. Credo che Iori abbia la maturità per essere perno di questo centrocampo, insomma. Dettare un po' quelli che sono i tempi di gioco, credo che sia sempre stato il suo modo di interpretare il ruolo. Già proiettandoci su Livorno, anche se mancano ancora una settimana, in molti, immagino sia anche una sua speranza, dicono che un campionato interrotto, no?
un mese può essere anche un freno per chi viaggiava con un treno, perché insomma, oggettivamente con le tre squadre davanti. Questo lo vedremo, no? Non si può dire adesso, no. Anche no. Perché non c'è casistica, ma effettivamente ritiene che con un mese, lei stessa ha detto, le fate giocare 90 minuti perché è un po' che non sono abituati, certo. Eccetera. Potrebbe esserci almeno all'inizio qualche stravolgimento rispetto a... Questo chi sta dietro se lo auspica, insomma. Quindi dietro c'è una marea di squadre che spera che davanti succeda qualcosa di imprevisto. Quindi chi sta dietro deve sbagliare poco, chi sta davanti ha dei margini, questo è fuori di dubbio, perché hanno acquisito un tale vantaggio che possono permettersi di toppare qualche cosa. Più topperanno, meglio è, insomma. Okay. Va bene, arrivederci. Grazie a tutti.